GF VIP, colpo di scena in casa, ecco chi rientra prima della finale Wing Zuiden. Gossip Grande Fratello VIP, ecco chi è rientrato in casa ad un passo dalla finale. È tutto pronto per la messa in onda della finalissima del cancelletto Grande Fratello VIP 2017 che sarà trasmessa lunedì 4 dicembre in prime time su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che nel corso dell'ultimo appuntamento ci saranno un bel po' di sorprese per i concorrenti finalisti di questa seconda edizione dei Record che ha registrato numeri da capogiro sia in prime time che in daytime. La finale del Grande Fratello VIP 2017, ecco cosa succederà e chi ritorna. Le anticipazioni ufficiali sul GF VIP 2017 rivelano che i due conduttori Ilary Blasi e Alfonso Signorini questa mattina sono ritornati all'interno della casa più spiata d'Italia all'insaputa dei concorrenti che sono stati fatti accomodare nella stazione ferroviaria di Tristopoli, in attesa che Ilary e Alfonso portassero a termine la loro missione nella casa. Per quale motivo sono rientrati in casa? Al momento Alfonso Signorini non ha fornito ulteriori dettagli su quello che succederà nel corso della finale del GF VIP di questo lunedì, ma sicuramente la loro intrusione nella casa di oggi è dovuta al fatto che i due presentatori stavano preparando una sorpresa che vedremo in onda questo lunedì sera in diretta TV. Non si esclude che in occasione della messa in onda dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP in onda questo lunedì sera su Canale 5 possa esserci una nuova coreografia finale che vedrà protagonisti tutti i concorrenti che hanno preso parte al reality show nel corso di questa seconda edizione. Un po' come successe lo scorso anno durante la finale della prima edizione del reality show di Canale 5. Dove vedemmo che i vari concorrenti si cimentarono con Ilary e Alfonso in una nuova coreografia per la finalissima. Cresce l'attesa per il vincitore del GF VIP, ecco chi è il favorito di queste ore. Intanto il pubblico da casa che segue il GF VIP attende con trepidazione il momento in cui verrà aperto ufficialmente il televoto per decretare il nome del vincitore assoluto di questa edizione. Al momento sul web impazza il Toto Scommesse IKRK, il preferito in assoluto che potrebbe portarsi a casa il premio finale di ben 100.000 euro in gettoni d'oro. La favorita in queste ultime ore rimane la bella Giulia De Lellis, che può contare su un nutrito gruppo di sostenitori social che sono pronti a sostenerla in questa ultima sfida del Grande Fratello VIP. Voi per chi farete il tifo questo lunedì sera? Aspettiamo i vostri commenti.